Eh già, la Revivra è ancora qua, striscia di sconfitte interrotta a 5, feeling col gioco ritrovato, Maranesi e la Milano Pallavolistica hanno di che sorridere. Si esce dal Pavesi con la sensazione che il peggio sia finalmente finito nell'armadio degli scheletri di una stagione che d'ora in avanti sembra poter solo sorridere. Da Olio e compagni fermano la fuga di Genova al terzo posto, portandosi al quarto, in attesa del match di Asti e a 2 punti dalla zona playoff. In arrivo, Maranesi si affida a Ardu in cabina di regia e preferisce centellinare Rigoni che parte dalla panchina. I fantasmi veleggiano però ancora sul parquet, guidata da Pecorari in battuta. Genova prende un vantaggio immediato di 9 punti e non lo molla più sino al 16-25. L'orgoglio, l'esperienza, le scelte del coach che mette in sestetto Rigoni sono il mix che porta alla rimonta. Milano cambia marcia, fa valere una maggior tecnica nei fondamentali e schiaccia Genova ai propri limiti. La ricezione sale di colpi favorita da un muro di cemento armato. Ardua azione ai molini di Daoglio di Felice e il match torna in parità. Il capitano che chiuderà con 30 punti è l'anima del terzo set, catapultando a terra ogni pallone che gli capita tra le mani. Lui è un Rolfi The Wall in versione Pink Floyd, azzerano i tentativi di Genova di rientrare in partita. La sceneggiatura del quarto set non cambia, Milano dà la sensazione di poter contare a turno su giocatori sempre decisivi, senza soffrire nell'equilibrio generale, e chiude facile. Qualcosa è cambiato tecnicamente e soprattutto mentalmente, il pallone cade raramente e a fatica. Nella metà campo Meneghina c'è anche un indizio a far pensare a un vento amico. Sul 20-16 del quarto set torna in mente la partita con Asti, ma stavolta il finale è diverso. Milano non ha paura, Milano è ancora qua.